Come sta andando? Avete trovato tutti quanti i vostri file SRA? Sì, prof, le sto già scaricando, sono un po' grandicelli, diciamo, però li sto scaricando quelli relativi a database metagenomico di interesse proprio. Sto per ora ignorando, cioè non sto scaricando quelli della parte metatrascrittomica, però. Sì, ignorali quelli, non serve, basta. Adesso vi faccio vedere anche un po' di output, oggi guardiamo i software insieme. Comunque, avviamoci con un po' di concetti generali sulla metagenomica shotgun. L'altra volta abbiamo battuto sulla differenza tra ampliconi, tag amplicon sequencing, quindi singoli geni amplificati, e invece la metagenomica propriamente detta, chiamata anche shotgun per dividerla dalle altre, in cui si tenta di sequenziare l'intero DNA. Già si vede in questa immagine qui in basso che in realtà non tutti i genomi rappresentati dall'estrazione poi in realtà vengono sequenziati, perché ci sono dei bias intrinsechi nel tipo di tecniche che utilizziamo. E la comunità finale dovrebbe rappresentare la diversità iniziale, ma non sempre lo fa completamente, neanche nella metagenomica shotgun, quindi dei problemi possono esserci. Detto questo, oggi ci concentriamo solo sulla metagenomica shotgun. Tenete presente che tutta la parte di quality check, mate pairing delle reads, tutti i discorsi che abbiamo fatto l'altra volta valgono ancora. Brevissima storia della metagenomica. La metagenomica in realtà è molto recente. Si può dire che nasce nel 1985 con l'idea di Norman Pease di utilizzare Carl Woese, di utilizzare il 16S per guardare alla diversità microbica. In realtà la parola metagenomica è stata usata per la prima volta nel 98 da Joe Andelsman per riferirsi all'analisi dei genomi di un'intera comunità. In quel periodo Craig Venter stava anche applicando le prime tecniche di sequenziamento shotgun, librerie shotgun, per chiudere il genoma umano. La stessa tecnica di sequenziamento shotgun per avere frammenti ripetuti e larghi del genoma umano è stata applicata in quegli anni a diversi ambienti. E quindi nasce di fatto il sequenziamento del DNA ambientale untargeted, che è quello che la metagenomica shotgun fa. Primo lavoro di Maya Breitbart, poi vengono pubblicati i primi metagenomi di Craig Venter con la sua Global Ocean Sampling Expedition. Il progetto dei Sargassi è stato quello che ha mostrato per la prima volta che la diversità microbica in ambiente marino, in quel caso nell'acqua di mare, era completamente nuova. Nel 2005 si passa dal fare librerie shotgun con le librerie di cloni e sequenziatori Sanger al primo sequenziatore di nuova generazione, il 454 PyroSequencer. Da lì in poi si ha un'accelerazione e il numero di dati di metagenomica cresce in maniera quasi esponenziale ormai. Se siete curiosi di fare una breve lettura sulla storia della metagenomica, specialmente della metagenomica gene-centric, c'è un post di Matthew Shenter nel laboratorio di Murat Eren, all'Università di Chicago, dove parla proprio della storia della metagenomica da un punto di vista della genome-resolved metagenomic, ovvero metagenomica risolta a livello di genomi, di cui parleremo tra poco. È un'interessante lettura. Il primo esempio di ricostruzione di un intero genoma da un metagenoma è del 2004, quindi parliamo di 16 anni fa, 17 anni fa, pubblicato su Science. Si parlava di dei biofilm fortemente acidi che crescevano all'interno delle acque in una grotta dove erano presenti acque di scarto della lavorazione mineraria. Leptospirillum era dominante all'interno di questo metagenoma, potete vedere qui in alto, che era circa il 75% della comunità, e con tecniche molto innovative all'epoca venne ricostruito il genoma del gruppo più abbondante, facendo vedere esattamente quali erano i pathway presenti al suo interno. Un unico genoma ricostruito, una pubblicazione su Science. Oggi in un lavoro medio di metagenomica si ricostruiscono tra 400 e 800 genomi completi. E sicuramente non si pubblica su Science, quindi in soli 15 anni il livello di complessità di questo tipo di lavori è aumentato di molto.
Vi voglio ricordare, prima di andare avanti con la metagenomica, che la metagenomica e la genomica sono solo una delle parti dell'omica. Generalmente la maggior parte dei lavori oggi integra omiche diverse nello stesso lavoro, quindi genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica, metallomica, regulomica e così via. Possono essere integrate nello stesso lavoro e sempre di più si va verso un'integrazione perché abbiamo informazioni diverse. La metagenomica rivela la diversità funzionale e tassonomica di una comunità presente in situ. Essendo basata sul DNA, però, le informazioni che otteniamo sono solamente relative al potenziale metabolico, alla comunità presente nel sito, non a quella attiva. Non ci dà nessuna informazione su quali geni siano espressi o quali geni siano funzionali o quali enzimi vengano utilizzati. Quindi è sempre un potenziale metabolico, è sempre un'informazione potenziale, non è trasformata. È la stessa differenza che c'è tra energia potenziale e energia cinetica in fisica. Gli approcci metagenomici di solito vengono applicati tal quali, ovvero si estrae il DNA dal campione e si sequenzia, ma possono essere anche accoppiate a tecniche di cui abbiamo già parlato: stable isotope probing, enrichments, manipolazioni della comunità con gli isotopi di vario tipo. Per cui, ad esempio, si tende ad arricchire una frazione della comunità prima di fare metagenomica shotgun sull'arricchimento. Due delle variabili più importanti da conoscere e ragionare sempre quando si parla di metagenomica è la profondità di sequenziamento, ovvero quante sequenze otteniamo per ogni campione, e la lunghezza di ogni sequenza, quante paia di basi abbiamo per ogni read. Sia la profondità di sequenziamento che la lunghezza della sequenza dipendono dalla tecnologia di sequenziamento utilizzata, specialmente la lunghezza della sequenza. La profondità di sequenziamento ci dice solo che un batch massimo ci può dare una certa informazione, dovremo ricorrere allo stesso campione tante volte per aumentare la quantità di informazioni ottenute. Siccome profondità di sequenziamento e read length variano in funzione della sequenza, del tipo di tecnologia di sequenziamento utilizzata, e questi hanno un impatto enorme sulle tecniche che possiamo usare, le conclusioni che possiamo trarre, sarebbe importante scegliere il tipo di sequenziamento da fare sulla base delle domande che facciamo. In realtà, tolte poche eccezioni, in cui è necessario avere particolari lunghezze o particolari depth of sequencing, Illumina è la piattaforma più utilizzata in questo momento, sia per la facilità di utilizzo che per i costi contenuti, che per l'abbondanza di software e lavori che si possono paragonare. La metagenomica in realtà è una serie di tante tecniche applicate all'analisi dei dati che, se vogliamo fare una divisione grossolana, possono approcciarsi al problema di estrarre informazioni dalle sequenze di DNA a tre livelli diversi. Il primo livello è utilizzare quella che si chiama read-based analysis, quindi una metagenomica che analizza le reads ottenute dal sequenziamento. Non vengono assemblate insieme, quindi non si ricostruiscono geni completi, si utilizzano i pezzetti di DNA ottenuti direttamente ed è quello che fate voi per la vostra esercitazione. Si ottiene un gran numero di informazioni a livello ecologico perché tutte le reads ottenute vengono analizzate, però il livello di informazione che si ottiene è abbastanza grossolano, ovvero possiamo dire qualcosa di quello che fa la comunità, ma non possiamo dire qualcosa di quello che fanno i singoli organismi, perché diventa impossibile con le reads collegare più geni insieme in un pathway che sia presente in un unico organismo o dargli un'assegnazione tassonomica. Quindi, possiamo assegnare le funzioni in generale senza sapere però chi se ne occupa e in quale modo. Il secondo modo di affrontare la metagenomica è quella cosiddetta contig-based. In questo caso le reads vengono assemblate, ricostruite in pezzi più o meno lunghi e questo ci permette di sapere se dei geni, ad esempio, sono presenti nello stesso pezzo di DNA. Il fatto che siano locati sullo stesso pezzo di DNA suggerisce che lo stesso organismo faccia entrambe le cose. Ad esempio, idrogenossidazione e nitratoriduzione nello stesso contig ci suggerisce che quell'organismo fa entrambe da solo. Non solo, riusciamo anche a dare un'assegnazione tassonomica più accurata a questi frammenti di DNA. In realtà la quantità di informazioni è molto più dettagliata rispetto all'approccio read-based, ma si ottiene da un più piccolo set della comunità, perché solo alcune reads si assemblano, non tutte le reads vanno incontro ad assembly, quindi ne è solo una sottoporzione. L'ultima parte di questa cascata di approcci è quella che viene chiamata Genome Resolved Metagenomic, la metagenomica risolta a livello di genoma. Questa prevede di ricostruire genomi completi dai metagenomi, chiamati MAGs, per Genome Assembled Metagenomes, e fornisce un sacco di informazioni molto dettagliate su un piccolo set della comunità. Per
Se voi pensate che un 16S, un'analisi di Amplitude, ci dice che esistono migliaia e milioni di specie diverse in un campione, e con un'analisi MAGS, Genome Resolved Metagenomic, ne assembliamo 5, 600, 700, va da sé che abbiamo informazioni molto dettagliate su un subset abbastanza piccolo della comunità. Già solo parlando di queste tre approcci generali, avrete visto che esistono un sacco di termini, jargon, che sono specifici della metagenomica. Abbiamo parlato di assembly, di MAGS, di binning. Qui ho raccolto i principali, ce ne sono molti di più. Lo scopo di questo corso non è farvi un vocabolario della metagenomica, ma introdurvi ai concetti. Per alcuni concetti abbiamo anche introdotto un po' del jargon, quindi facciamo una scorsa veloce. Assembly. L'assemblare le reads vuol dire semplicemente collegare insieme reads che sono parzialmente overlapping quando si sovrappongono. Il risultato dell'assemblare le reads ci dà quelli che vengono chiamati contig, che sono pezzi di DNA di lunghezza variabile, generalmente superiore a quella di una reads. Quindi un contig ha una lunghezza superiore a più una reads, da due in su di solito. Il binning è una tecnica di clustering, quindi di creare gruppi di contig diversi, basati sull'identificazione di alcune signature di cui parleremo, pensando che, assumendo che il clustering che facciamo ci fa riconoscere pezzi di DNA che vengono da un singolo organismo o comunque da organismi che sono molto molto imparentati tra loro. Quindi il binning è una tecnica che ci permette di mettere insieme pezzi di DNA e chiamarli un genoma. In questo caso i genomi non vengono chiamati genomi, ma vengono chiamati MAGS. Metagenomes assembled genome, quindi genomi assemblati da metagenomi. Parlare di un bin e parlare di un MAGS è quasi un sinonimo. Il bins è il cluster di geni che poi cominciamo a chiamare il cluster di contig che poi cominciamo a chiamare MAG. Si parla anche di single copy marker genes, che sono una serie di geni che sono presenti generalmente in singola copia all'interno di tutti i genomi conosciuti, che possono essere utilizzati per valutare la qualità dei bins ottenuti. Un esempio è la polimerasi, le proteine ribosomali, la girasi e così via. Quando si arriva a un certo punto dell'analisi si parla di annotazione. L'annotazione non vuol dire nient'altro che assegnare una tassonomia o una funzione alle sequenze che abbiamo ottenuto. L'annotazione è un processo multi-step. Al suo interno esistono un sacco di step diversi, ognuno con una sua terminologia, però in generale, parlando di annotazione, si riferisce all'intero processo di assegnare tassonomia o funzione a una data sequenza. L'ultimo termine utilizzato che noi guarderemo è read mapping, ovvero mappare, contare il numero di reads che si allineano a un nostro contig, a un mag o a un gene per ottenere informazioni quantitative. Noi siamo andati da tante read separate a un pezzo di DNA lungo, adesso vogliamo sapere esattamente quante reads hanno formato quel pezzo, perché ci dà un'informazione di abbondanza relativa, come dicevamo l'altra volta, mai assoluta, dell'abbondanza di quel contig o quel gene rispetto ad altri. Quando si fa metagenomica, e non solo metagenomica, ma l'omica in generale, ci sono un sacco di cose da tenere presente. Il tipo di campione, quanto è grande, le repliche, quanto è rappresentativo dell'ambiente, che tipo di estrazione facciamo, se ci sono dei bias nell'estrazione, tipo di tecnologia, le reads, come facciamo l'annotation e l'assembly, perché ogni software ha dei pro e contro nel modo in cui fa queste cose. Il taxonomic binning. Perché il lateral gene transfer, o comunque la presenza di tante strain molto imparentate, rende molto complesso ricostruire i genomi. Ma anche l'annotazione. Immaginate di utilizzare database diversi per fare l'annotazione funzionale dei geni, otterremo informazioni molto molto diverse. Questi sono tutti aspetti che nel disegnare un progetto di metagenomica andrebbero approfonditi uno per uno, per essere sicuri che le informazioni che poi le conclusioni che si possono trarre dalle informazioni ottenute siano rappresentative della domanda iniziale, perché è inutile porsi delle domande scientifiche se poi non scegliamo le tecniche giuste per affrontarle. Generalmente, la maggior parte dei sequenziamenti che noi oggi facciamo di nuova generazione sono tra 75 e 450 paia di basi. Sappiamo che la lunghezza media di un gene nei procarioti è 1500 baia di basi. Questo vuol dire che nel migliore dei casi avremo un frammento che è un terzo di un gene, ma in molti casi avremo frammenti molto molto più piccoli. Esistono eccezioni. PacBio arriviamo circa a 1000 paia di basi e con i nuovi sequenziatori nano poi arriviamo oltre le 10.000 paia di basi. Ci sono dei trade-off.
tra queste due. Quindi la prima domanda è: per la mia applicazione, la taglia contro le dimensioni contano? In generale sì, specialmente se state facendo metagenomica ambientale, in cui l'assembly si chiama de novo, e ne parleremo tra poco, è importante avere dei frammenti che siano il più lunghi possibili. Adesso molta gente sta sperimentando con il nanopore per la metagenomica, però si ottengono lunghi pezzi di DNA, ma una bassa coverage, una bassa depth of sequencing. Quindi si stanno facendo tecniche miste in cui si utilizza una combinazione di nanopore e illumina per ottenere pezzi lunghi da utilizzare come scaffold, e ne parleremo tra un secondo, a cui mappare le reads più lunghe. In generale, però, se possiamo scegliere, scegliamo le reads più lunghe possibili, perché questo ci dà più opportunità che le reads siano overlapping le une con le altre, si sovrappongano. Questa è un'immagine che abbiamo creato nel mio laboratorio per mettere insieme la pipeline che utilizziamo qui per l'analisi della metagenomica. Vedete una parte generale di cui abbiamo parlato l'altra volta, l'analisi di qualità delle sequenze che viene fatta con un software, nel nostro caso chiamato Trimomatic, ma ne esistono molti altri, che è comune a qualsiasi tipo di approccio. Poi potete vedere che, non so perché flash a nero ogni volta, potete vedere che la strada si divide tra gli approcci read-based da un lato, e assembly based dall'altro. Quindi qui si utilizzano le reads tal quali, qui si va incontro all'assembly. Le reads possono essere annotate sia funzionalmente che per via tassonomica, e quindi si ottengono informazioni diverse. E poi i contigs possono essere direttamente annotati come contigs, o può essere fatto un binning che li rimette insieme e ci permette di ricostruire i genomi dai metagenomi. Noi non guarderemo questi due lati della pipeline, anche se vi farò vedere dove i tool sono presenti se voleste provare, guarderemo solo la parte di destra, che è la read-based, perché le risorse computazionali necessarie per fare il binning e l'assembly sono un po' più grosse. Read-based esistono dei web server molto molto funzionali. Cominciamo a parlare di read-assembly. Il read-assembly non è nient'altro che prendere le varie reads che abbiamo ottenuto, incrociarle tra di loro per vedere dove si sovrappongono. Ogni volta che le reads si sovrappongono, vengono allineate tra di loro e si ottiene via via, potete vedere qui in basso, dei contigs, dei pezzi di DNA via via più lunghi, sempre più lunghi, che vengono assemblati insieme. Esistono due tipi di assembly. Uno chiamato de novo, ovvero senza utilizzare informazioni pregresse, che lo vedete in questa parte bassa dello schermo, da reads ad andare in giù, e un altro che si chiama reference-based assembly. Questo vuol dire che abbiamo già un genoma o un metagenoma conosciuto e stiamo riassemblando le reads su qualcosa di noto, magari per correggere degli errori o aumentare la qualità delle sequenze che abbiamo. Mentre in genomica il read-assembly reference based è molto usato, nella metagenomica ambientale, siccome stiamo parlando di comunità complesse ambientali per cui non abbiamo molti punti di riferimento, di solito si parla sempre di de novo assembly, quindi si parla di questa parte bassa. Questi sono alcuni software che si utilizzano: Velvet, Spades, Unicycler, Abyss, Megahit, Trinity, credo che ce ne siano oltre 40 di assembler, ognuno ha le sue peculiarità. Io tendo a utilizzarne anche due o tre insieme, perché ottengo risultati diversi da tutti e tre che poi posso combinare insieme. Cerco il consenso tra i diversi assembler. Altri colleghi giurano che uno di questi funziona meglio degli altri, sicuramente danno risultati molto diversi. E vedremo che questo è vero: in qualsiasi step dell'analisi metagenomica che noi facciamo, esistono risultati molto molto diversi. Non solo i risultati sono diversi, ma le risorse e il tempo impiegato da questi assembler per darci i risultati cambia di molto. Ad esempio, Spades è molto più veloce di Megahit, ma Megahit dà in genere frammenti più lunghi. Sono cose che vanno considerate. Quando parlo di tempo, su un server di buona qualità, un assembly può durare dalle 8 ore alla settimana, quindi sono tempi importanti, non sono cose che sono fatte brevi. Perché? Perché sappiamo benissimo che le reads in realtà possono mappare in punti multipli. Se noi consideriamo delle reads in cui utilizziamo una tripletta per cercare match, otteniamo un sacco di punti in cui le triplette in realtà potrebbero avere agganci multipli all'interno del nostro genoma e si allineano in punti multipli del genoma.
Il modo con cui queste incongruenze vengono risolte è trovando dei grafici di assemblaggio chiamato The Brewing Diagram o The Brewing Graph, con delle tecniche di graph theory matematica abbastanza complesse. I software sono molto molto bravi a risolvere queste incongruenze, ma nonostante questo spesso succede che non siano in grado di risolverne alcune. Questo succede specialmente nell'assemblare i genomi. Perché? Perché all'interno dei genomi esistono delle porzioni di DNA che sono ripetute. Un esempio sono le CRISPRs, le tandem repeat generale. Potrebbero esserci più operoni del 16S presenti, come spesso succede, e quindi oltre alle tandem repeat avere dei geni che sono copiati in più punti. Questo fa sì che utilizzando frammenti piccoli non ci siano molti overlap tra la zona ripetuta e l'esterno. E il software non sia in grado di distinguere dove queste parti sono posizionate, e in realtà ritorni un grafico non circolare per il genoma che stiamo ricostruendo, ma qualcosa più simile a questo, in cui vedete tutti i punti in cui ci sono degli incroci, sono punti di zone che erano o CRISPRs o tandem repeat o profagi o presenza di operoni multipli che rendono non unica la soluzione di allineamento. Quindi una cosa da tenere presente è che molto molto spesso, a meno che non si inseriscano reads molto lunghe come quelle della Nanopore, non si riesce a ottenere un'unica soluzione circolare per i genomi che stiamo ricostruendo o sequenziando, ma si ottengono delle soluzioni miste come quella che vedete qui sulla destra. Una volta che abbiamo ottenuto i nostri contig, a prescindere da come loro siano strutturati a livello di lunghezza, quanti ne siano, eccetera, si passa a una fase successiva, potremo analizzarli direttamente o passare a quello che viene chiamato binning, ovvero questo clustering dei contig. Quello che vogliamo fare in realtà è quello che vedete in questa slide. Abbiamo dei frammenti più o meno lunghi di DNA. Vorremmo riuscire a capire come questi frammenti dovrebbero essere rimessi insieme per ricostruire i genomi originali. E vedete già qui, ad esempio, che abbiamo ricostruito dei genomi con dei pezzi che non sono quelli che noi vogliamo. Come viene fatta questa procedura? Già nel 98 un gruppo di ricercatori si è reso conto che in realtà la frequenza con cui il DNA veniva utilizzato all'interno di un organismo era abbastanza costante e aveva un'ottima relazione con il GC content, con il contenuto di citosina e guanina all'interno del DNA. Questi ricercatori cosa hanno fatto? Hanno preso il genoma di una serie di batteri, cominciando da Haemophilus influenza, hanno tagliato il genoma in dei pezzi arbitrari di 3.000 paia di basi. E hanno guardato a 4 a 4, quelli che vengono chiamati tetranucleotidi, la frequenza che era presente. Vi spiego meglio cos'è la frequenza dei tetranucleotidi in un secondo, però in questo momento potete vedere semplicemente nell'asse Y la frequenza, con rosso alta frequenza, blu bassa frequenza. Sull'asse X l'allineamento di tutto il genoma fatto a pezzi da 3.000 alla volta, quindi ogni striscia verticale sono 3.000 basi, e potete vedere che nel genoma è molto costante l'utilizzo di certe frequenze di nucleotidi, con l'eccezione di dove vedete gli asterischi, che sono in realtà gli RNA ribosomiali, e questa strisciata qui giù, che ha una macchia di colore diversa, che è in realtà un profago, che quindi, essendo un oggetto estraneo al DNA dell'organismo, ha una frequenza di tetranucleotidi diversa. E, Madonna, che sgranata sta foto! Alcune delle slide che utilizzo oggi sono state in realtà create da Murat Eren, che vedete qui a destra nella foto, e dal suo gruppo di ricerca all'Università di Chicago, chiamato Momix. Il gruppo di ricerca di Murat Eren è anche gli sviluppatori del software Anvio, di cui parleremo dopo, che è un software molto utilizzato in metagenomica, e Meren ha creato un sacco di slide per l'insegnamento della metagenomica. Se andate sul suo sito, che ho lasciato qui in basso, merenlab.org momix, trovate dei tutorial molto molto interessanti, introduttivi a diversi aspetti della metagenomica, che vanno più nel dettaglio rispetto a quello che sto facendo io. Cosa vuol dire calcolare un tetranucleotide frequency? Immaginiamo di calcolare un K uguale a 2, quindi un K-mer, un numero uguale a 2, quindi un dinucleotide sequence. Questa è la nostra sequenza. K uguale a 2 vuol dire scrivere tutte le possibili combinazioni a 2 delle sequenze, quindi A, A, C, A, G, A, T, C, A, C, C e così via, e avere una finestra mobile sulla nostra sequenza che le va a contare. Quindi andiamo a contare. GT quante volte compare? Una. E vedete che su GT compare una volta, poi ci spostiamo di una posizione. TT quante volte compare? Una. TT quante volte compare? Adesso sono due, tre,
TG, e continuiamo a riempire questa tabella spostando, chissà perché fa flashing così. Scusate, provo a vedere se mi permette di riavviarlo e magari non fa questo effetto flash fastidioso. Niente. Vabbè. Vedete comunque che i numeri vengono aggiunti a questa tabella. Questa cosa viene fatta per una seconda sequenza, per cui si ottiene anche qui un'impronta che ti dice esattamente quante volte una coppia di nucleotidi viene utilizzata, è una terza volta, è una quarta volta e così via. Quando viene fatta per tutto il genoma, si ottiene, o per tutto il contig, si ottiene una tabella di frequenza. Attenzione, alcune frequenze sono palindromiche, rappresentano, vedi, CG, GC, AT, TA e così via. Comunque, quello che noi possiamo fare poi è fare questa operazione per una serie di contig diversi. Questo era il contig X, Y, Z, L, K e così via, tutti i nostri contigs. Questa frequenza di questi nucleotidi, in questo caso due, in realtà si sa che l'optimum è da 4 in su in genere, poi può essere utilizzata per calcolare delle matrici di distanza e capire chi è più simile a chi basandoci sulla presenza di questi tetranucleotidi o coppie di nucleotidi in questo caso, e quindi si può fare un semplice clustering e dire a XL, se guardiamo la frequenza di utilizzo di alcune coppie, è più simile rispetto agli altri. Se vi ricordate, nell'immagine precedente, il profago, il batteriofago presente all'interno del DNA, aveva delle frequenze differenti, mentre il resto del genoma era molto consistente. E questo è stato fatto vedere su molti genomi e molte volte, e sappiamo adesso che è una delle tecniche migliori per ricostruire i genomi. Quindi quello che otteniamo dopo aver fatto questo processo chiamato binning, questi sono quattro dei tool principali utilizzati, otteniamo che CONCOT ci suggerisce che ci sono sette genomi diversi, MaxBean ci suggerisce che siano cinque, MetaBAT suggerisce uno e DASTool suggerisce uno. Questa diversità nell'ottenimento dei beans dipende appunto dall'algoritmo utilizzato e dai k-mer, dalla finestra dei geni utilizzata al suo interno. Qual è giusta tra questi? Beh, in realtà a priori nessuna è giusta tra questi. Potrebbe essere che uno è più sensibile alle varianti tra le strain e un altro stia mescolando genomi che non sono collegati l'uno all'altro. Quello che si fa quando si ottengono i beans, di solito, di nuovo, io utilizzo software diversi, è controllare la loro qualità. Come si fa a sapere se un genoma ricostruito da tanti pezzi di una comunità è una chimera o è un genoma di alta qualità? Si utilizza un software chiamato CheckM che semplicemente utilizza quei single copy marker genes, quei geni presenti in singola copia in tutti i genomi, per stimare sia la completezza, ovvero se ce li ha tutti, sia la contaminazione, se ce n'è magari qualcuno in doppia copia, o che ha un'assegnazione tassonomica diversa dagli altri nei single marker genes. Quindi esistono degli alberi filogenetici di questi single marker genes in cui vengono piazzati, e se viene da un unico organismo, tutti i marker genes dovrebbero venire dallo stesso gruppo di organismi. Una volta ottenuta questa analisi, di solito si procede a un'ispezione manuale e a una pulizia manuale dei mugs ottenuti. Questo è tipicamente l'output di CheckM per quattro genomi diversi. Potete vedere che i single copy sono stati ritrovati tutti per il bin 2, ne mancano alcuni che sono grigi nel bin 3. Potete anche vedere la percentuale di contaminazione che è stata trovata per i gruppi diversi. Il bin 3 non solo mancano dei marker gene, ha una percentuale di contaminazione che è più alta rispetto agli altri due. Una volta che abbiamo fatto questa analisi, abbiamo buttato via i bins che sono di bassa qualità, possiamo fare un'ispezione manuale. L'ispezione manuale, in questo caso la figura di sinistra è Ambio, ci permette immediatamente di distinguere che i bin che abbiamo in realtà sono fatti da due cluster di geni diversi, nonostante ci sia una certa similarità tra alcuni. E infatti, rispetto a quello che gli altri tool ci proponevano, la notazione manuale ci fa ricostruire un bin assegnando un pezzo di un bin che aveva un'alta contaminazione e un bin con una più bassa contaminazione. Se vedete qui, completezza 72, contaminazione 8, completezza 96, contaminazione 17, finiamo con due bin che hanno 80 di completezza e 9 e 94 e 4. Questi sono percentuali, quindi 94% completo, 4% contaminato. Quindi otteniamo due bin che hanno una qualità più alta rispetto a tutte le proporzioni che
date in automatico. È un processo che è abbastanza lungo e richiede abbastanza esperienza, ma ci permette di ottenere dei genomi ricostruiti di buona qualità. Ottenuti questi genomi, adesso non abbiamo più un metagenoma, ma abbiamo una collezione di genomi ricostruiti, oppure potremmo avere i conti, vogliamo assegnargli la funzione, che è forse la parte finale più interessante del nostro lavoro, perché noi vogliamo sapere che geni ci sono e che cosa stanno facendo. La notazione della funzione di solito è fatta sia a livello funzionale che tassonomico attraverso l'analisi della similarità della sequenza. Di base, l'idea è che se una sequenza è molto simile a qualcosa di già noto, e qui noto è tra virgolette sulle mie slide, vuol dire che ha una funzione uguale o simile, quantomeno. Quel noto, tra virgolette, sta a rappresentare una serie di problemi presenti nella nostra notazione funzionale in questo momento. Mentre può sembrare semplice parlare di similarità e se siamo simili abbiamo la stessa funzione, in pratica il sistema di assegnazione di annotazione è molto molto complesso e ci sono un sacco di approcci diversi. Ad esempio, se io sono simile a tre geni tra loro simili, assegno la mia funzione al gene più vicino o assegno la mia funzione al consenso dei tre geni? Per esempio, uno è una reduttasi del nitrato, uno è una reduttasi del formato e uno è una reduttasi dello zolfo. Sono tutte e tre DMSO, molibdotterine reduttasi. Sono leggermente più vicino al nitrato. Mi devo chiamare nitrato reduttasi come gene o mi chiamo solo reduttasi perché il consenso è reduttasi e non sono sicuro che sono un nitrato? Questo è un esempio classico di problema di annotazione, ma ce ne sono tanti. Un sacco dei problemi di interpretazione dei nostri dati sono dovuti proprio all'annotazione funzionale e tassonomica delle nostre sequenze. Come viene fatta? Le sequenze che otteniamo, di solito si predice la sequenza aminoacidica. Questa viene paragonata a una sequenza presente in un database, e qui la scelta del database è importante, e si seleziona o la migliore similarità, come dicevo prima, o il consenso tra le similarità, e ci si sposta a dargli un nome. Ci sono dei problemi, però, anche questa è un po' sgranata, il problema dei paralog. Le sequenze sono simili, ma hanno avuto una divergenza funzionale importante. Le sequenze sono simili, ma la sequenza a cui ci stiamo paragonando in realtà ha più di una funzione nell'organismo e quindi quale sta davvero facendo nel nostro ambiente o nel nostro organismo? Potrebbe essere che la nostra sequenza in realtà si allinea solo con un pezzo di un gene più grande, perché ad esempio è un sito che interagisce con l'ATP, quindi è un sito particolarmente conservato. Questo non vuol dire che abbiamo riconosciuto la funzione del nostro gene, solo che abbiamo riconosciuto che ha una parte che interagisce con l'ATP. Oppure, come spesso succede, nel database la sequenza a cui noi siamo simili ha una funzione sbagliata. Per esempio, si crede sia un gene che fa una data funzione, ma invece non lo fa. Normalmente, quando si parla di annotazione, si parla anche di feature prediction, perché non lo facciamo solo con le proprietà dei geni e degli enzimi, lo possiamo fare con un sacco di cose. Possiamo correre le nostre sequenze attraverso database che ci dicono se ci sono rRNA, se ci sono tRNA, se ci sono proteine, se queste proteine presentano delle sequenze di regolazione, se queste proteine presentano dei domini di post-traduzione, di localizzazione, di cinetica. Di solito la stessa sequenza viene corsa attraverso database multipli che ci danno più informazioni. È chiaro che se le informazioni di tutti i database convergono su una certa funzione, siamo un po' più sicuri che la funzione sia stata annotata. Un'alternativa ad allineare le sequenze e trovare la similarità è quello di utilizzare, ad esempio, i profili di consenso, chiamati anche Hidden Markov Model, che vuol dire allineare una serie di sequenze che fanno una data funzione, trovare un consenso, vedete qui ad esempio la D è fortemente conservata in questa posizione, quindi ha un'alta confidenza di identificazione, ottenere dei modelli che sono rappresentativi della variabilità delle sequenze all'interno delle popolazioni note e utilizzare questi modelli per assegnare la funzione. In questo caso si rischia di meno di assegnare funzioni sbagliate perché esiste una sequenza simile e si guarda molto di più alla conservazione di zone, specifiche, di domini conservati all'interno dei geni. È computazionalmente più intenso, è però da preferire in molti modi.
Ricordiamoci che qualsiasi sistema noi utilizziamo per assegnare le funzioni, l'unico modo esistente per assegnare la funzione di un gene è attraverso l'analisi biochimica e funzionale. Non è importante quanto siano simili i due geni, ci sono dei cutoff nominali, 75%, 90%, 40%. Questo non ci dice la funzione reale, ci suggerisce la funzione. L'analisi biochimica rimane al momento l'unico modo di confermare l'attività di un gene. Siccome però i biochimici sono molto pochi e chi sequenzia è tanta tanta gente, noi al momento, ogni volta che facciamo un'annotazione sia di genomi che di metagenomi, otteniamo un grandissimo numero di geni che codificano per funzioni sconosciute, chiamate proteine ipotetiche. Sembra una proteina, ma non sappiamo che cosa fa. Non riconosciamo neanche un dominio dentro la proteina. Non riconosciamo nessuna struttura conservata, se no avremmo detto PFAM35-like protein, o ossidoreduttase-like protein. In questo caso non sappiamo cosa fanno. Se prendete il genoma di Coli, che è forse il procariote più studiato in assoluto, per cui sono stati fatti milioni di esperimenti, ancora il 30% dei geni non sappiamo che cosa faccia. C'è un 30% di geni che Coli ha di cui noi ignoriamo la funzione. Va da sé che in un metagenoma questo numero di solito è molto molto più alto. Non solo, spesso le proteine sono ipotetiche, capita addirittura di trovare proteine che non sono mai state viste in nessun database che guardiamo. Questi geni di solito si chiamano orphan, da open reading frame di cui non sappiamo nulla, proprio orfani, non fanno parte neanche di famiglie conosciute. Se date un'occhiata al contenuto di genomi nell'NCBI, per esempio, questo è stato fatto fino al 2017-18, potete vedere che il numero di genomi senza MAGS e il numero di genome assembled metagenome, che è aumentato in maniera esponenziale, è salito tantissimo nel tempo. E allo stesso tempo il numero di geni, di famiglie di geni, questo GC sta per gene cluster, gruppi di geni simili di cui non sappiamo nulla è anche aumentato in maniera esponenziale. Più sequenziamo, più sequenze troviamo di cui non sappiamo assolutamente nulla. Un modo per ragionare sulla possibile attività di un gene è quello di intrecciare informazioni che vengono da più parti, come ad esempio il contesto genico. A chi è vicino il mio gene? Fa parte di un certo operone? È un gene che mi suggerisce che sia citoplasmatico, periplasmatico, secreto all'esterno? Che topological feature ha? Che zone ripetute ha al suo interno? Riusciamo a riconoscere dei binding site di qualsiasi tipo? Riusciamo a collegarli a binding site visti in zone di qualche tipo? Per esempio, se quel gene compare sempre ad altissima temperatura, in ambienti ad alta temperatura, possiamo ipotizzare che abbia un ruolo o nei metabolizzi termofili o nella stabilità ad alta temperatura. Questo tipo di inferenze, che sono sempre molto lontane da darci la funzione, ci permettono però di costruire un'idea rispetto ai geni sconosciuti. Esiste un software chiamato Agnostos, da agnostico, perché non assume conoscenza sulla funzione, ma tenta di estrarla da un insieme di dati di omica, filogenetica, sperimentali ed ecologici, per tentare di assegnare gruppi di geni a funzioni molto generali. Questo è un esempio in cui informazioni filogenetiche di distribuzione e di genomi è stato utilizzato per assegnare una funzione putativa a questo gene che vedete in color petrolio, non so come venga chiamato in italiano, teal, che siccome è presente sempre in un contesto di geni noti, si può pensare che abbia una funzione associata alla replicazione del DNA in questo caso. Una volta che abbiamo assegnato funzioni, ipotetiche o meno, e che abbiamo annotato il nostro genoma o MAGS o CONTIG con tutte le informazioni necessarie, sappiamo che funzioni ci sono, non ne sappiamo la quantità. Quello che andiamo a fare è il processo chiamato read mapping, ovvero abbiamo le nostre reads iniziali che abbiamo fatto quality check, assembly, binning, annotation. Abbiamo il nostro genoma ricostruito e ottenuto, quello che vogliamo sapere è quante di queste reads possono essere allineate al genoma e quindi ci possono dire quanto era abbondante, in termini di abbondanza relativa, il genoma o il singolo gene in un campione e quindi ottenere un'informazione quantitativa dell'abbondanza dei diversi geni. I risultati di un'analisi di questo tipo di solito sono la famosa count table
di cui abbiamo già parlato, con l'abbondanza di specifici geni, un account table con l'abbondanza di specifici genomi, quindi specifici gruppi di organismi che fanno cose, la ricostruzione di specifici metabolismi, perché possiamo mettere insieme più geni che chiudono un dato metabolismo, gruppi funzionali di geni di cui abbiamo ricostruito le sequenze complete che possiamo utilizzare per un'analisi filogenetica, per vedere come sono distribuiti diversi gruppi dello stesso gene all'interno dell'ambiente, e di solito dei cluster di geni che possono essere analizzati per variabilità, adattamenti o variazioni strutturali. Faccio un esempio. Questa è un'analisi di diversità microbica metagenomica fatta nelle acque del mondo durante la crociera Tara. E si è visto che la presenza di due gruppi di organismi molto collegati in realtà è diversa, si ha un'abbondanza diversa con degli adattamenti diversi a seconda che siamo in acque fredde o in acque calde. Questi sono varianti di amminoacidi, single amino acid variants, quindi la variazione di amminoacidi per una serie di 5.000 sequenze identificate, che fanno vedere come è possibile ricostruire degli alberi basati sulle varianti che identificano esattamente gruppi adattati a temperature diverse. Non solo questa cosa è possibile, ma è possibile poi estrarre i geni, le proteine che sono responsabili per questa differenza caldo-freddo e ricostruire, ad esempio, di questi geni la struttura tridimensionale guardando quali sono le variazioni strutturali e funzionali che sono presenti da un gruppo caldo a un gruppo freddo, per esempio, come ad esempio lo spostamento di alcuni amminoacidi che, da essere completely buried all'interno dell'enzima, sono esposti sempre di più all'esterno. È un tipo di analisi che, nonostante venga fatta poi su un subset della comunità, ci permette di arrivare a un livello di dettaglio molto, molto, molto grande. Addirittura guardare la struttura tridimensionale e la varianza delle singole proteine identificate in un metagenoma. Questa analisi che vi faccio vedere è fatta interamente con Anvio a valle del binning. Quindi, arrivati al binning, si importano nel software di cui vi parlavo prima e si ottengono. Si può fare questo tipo di analisi, molto molto potente. Se voi foste interessati a giocare con l'assembly, il binning e così via, vi consiglio, invece di installare 50 software diversi sul vostro computer, di andare su KBase, che è un software, un insieme di software realizzato dal Dipartimento dell'Energia americano, che ci permette di mettere in fila tool diversi che trovate qui sulla sinistra, utilizzandoli con un sistema di diagramma flusso, quindi quelli in alto corrono prima di quelli in basso e l'output di uno diventa l'input dell'altro, e ci esistono, se cercate all'interno del Yelp, esistono dei tutorial che vi fanno fare l'analisi completa con la ricostruzione dei MUGS, che quindi potete utilizzare per fare delle ricostruzioni e ottenere genomi completi. Domande? Ragazzi, ci siete? Sì, no, prof, per quanto mi riguarda chiaro, aspetto solo di vedere quali parti di questo, cioè quali di queste cose faremo a livello pratico sui nostri articoli. Cioè, Allora, passiamo direttamente a quella fase lì. L'altra volta vi ho dato un'imboccata su quali sarebbero stati i software che avremmo usato. Tutto il pratico è read-based metagenomic analysis. Quindi noi non faremo assembly, non faremo binning, faremo read-based. Oggi creerò i canali all'interno del Teams a cui verranno assegnati alcuni dei ragazzi che lavorano con me, quindi voi avrete le ore di lezione in cui sarò connesso sia io che i ragazzi, per darvi una mano se ci sono intoppi o volete discutere qualcosa, ma potrete anche lasciare all'interno di ogni canale in chat domande, commenti, problemi, screenshot per riuscire ad andare avanti sul lavoro. Il lavoro l'abbiamo visto l'altra volta molto brevemente, avete già identificato i paper. Qualcuno di voi ha già scaricato o sta scaricando gli SRA, magari avete aperto una parte degli altri software. Oggi spendiamo un po' di tempo guardando i software uno a uno. Quindi assumiamo che tutti quanti abbiano scelto il paper, abbiano scaricato o comunque abbiano l'accession number del loro short read. Da qui andiamo avanti. Il primo software che vi chiedo di utilizzare è Kaiju. Kaiju è un software per l'annotazione tassonomica delle vostre reads. Questa è la faccia di Kaiju quando entrate nel server, il link è qui in basso. Kaiju, purtroppo, è uno dei software che utilizziamo per cui dovete caricare davvero il file. Quindi
Quindi per poter fare questo dovete scaricare il FastQ dal server, sia il forward che il reverse, che poi lo dovrete caricare. Vedete qui c'è un select file come forward, e poi c'è upload a second file for parallel sequence, cliccate qui e vi dà il secondo file. Inserite il nome del lavoro, se mandate più campioni, la vostra email. L'unica cosa che vi prego di controllare è di aver selezionato qui in basso NCBI Blast, perché in questo caso vorrei che l'annotazione tassonomica venga fatta sul database più grande possibile, dove ci sono anche i funghi e gli eucarioti. Se lo fate con RefSec ottenete l'annotazione solo di batteri e archea. Il resto potete lasciare tutto com'è e mandate submit. Kaiju si presenta così quando arrivate sulla pagina, e qui in basso avete le cose da fare. Vedete qui potete selezionare un secondo file per l'upload, preselezionato, il resto è tutto a posto. Una volta che, quando selezionate il file, poi dovete colpire su Start Upload e potete mandarlo. L'output di Kaiju sono non solo delle tabelle che potete scaricare, ma dei file interattivi online che si chiamano Krona. I Krona Plot sono dei grafici chiamati Sunburst, esplosione del sole, che sono gerarchici, ovvero potete andare su questo sito per usarli per i vostri scopi e scaricarli. Quello che vi permettono di fare è investigare in maniera gerarchica un campione. Questo è un campione annotato che stiamo guardando qui. Vedete, al centro ci sono i batteri, perché abbiamo annotato solo i batteri in questo caso, e abbiamo nel secondo anello la divisione nei diversi fila. Se clicchiamo uno dei fila, ci dice esattamente l'abbondanza di quel filum: 34% sono Firmicutes, 24% sono Actinobatteri. Un doppio clic su qualsiasi di questi, quell'anello viene espanso e possiamo andare più nel dettaglio. Vediamo ad esempio le classi, gli ordini principali e così via. Si può tornare indietro da qui, dall'interno. Vediamo che gli archea, ad esempio, erano 0,02%, ed ecco qua gli archea presenti, solo due fila, Termocroti e Narcheota. Questo modo qua vi permette di investigare i vostri campioni e vi permette anche di ottenere con snapshot un file da scaricare, di solito in formato PNG. Speriamo che lo faccia in tempi relativamente brevi. O addirittura potete copiare l'immagine così com'è, control destro, copy, per inserirlo all'interno del vostro lavoro. Ci sono una serie di altre cose che si possono cambiare, la grandezza del carattere, la dimensione, insomma potete giocare con un po' di cose. Ottenuti l'assegnazione tassonomica dei vostri campioni, quindi potete incominciare a ragionare su perché sono diversi, come sono diversi. Se il paper che stavo leggendo trovava che questo campione era dominato dai gamma protobatteri, io trovo che è dominato dai Firmicutes. Come mai? È il tipo di sequenziamento? Sto guardando lo stesso campione? È consistente con qualcosa? Queste sono le parti che vorrei che guardasse. Fatta questa cosa qui, si può passare all'assegnazione funzionale invece. Se Kaiju era tassonomica, MyPhaser è funzionale. MyPhaser è un software un po' più intelligente, perché invece di dover scaricare sul nostro computer e ricaricare i campioni, possiamo utilizzare la loro funzione SRA. Ovvero, una volta che voi andate su MyPhaser, questa è la pagina d'inizio, cliccate analizza metagenoma. Vi suggerisco di loggarvi con il vostro account di Google se volete, o vi dovrete scrivere qual è l'affare, il codice per riaccedere ai dati. Se cliccate da file a SRA, qui vi serve solo inserire il vostro SRA, o più di uno. Quando avete inserito più di uno, e controllate che qui sia selezionato GS21 BAC, io preferirei addirittura GS21 ALL, perché contiene più proteine, colpite Submit e MyPhaser viene fuori. Il risultato di MyPhaser, che vi arriva nel giro di poche ore, è un file del genere. Questo in alto è il vostro codice d'accesso. Per poter tornare, se non vi siete registrati, io sono registrato. E questi sono i dati che vi interessano, ovvero quante reads. Allora, questa è la grandezza del mio metagenoma, 9 milioni e mezzo di reads. Di questi 9 milioni e mezzo ne ho assegnati solo 310.000. Li posso scaricare cliccando qui e qui posso leggere l'elenco delle reads. MyPhaser, una volta che siete al loro interno, adesso prendo uno dei miei ultimi job che ho corso, vedete che ho circa 300 job che sono stati corsi su MyPhaser nell'ultimo periodo, dall'ultimo aggiornamento.
Una volta che siete all'interno di MyPhaser, una delle cose che potete fare con MyPhaser è cercare qui in alto specifici geni. Se state cercando qualcosa che lavora sul NITR, cercate NITR e viene fuori nitrato reduttasi, nitrogenasi, nitrito reduttasi, nitrito oxide, quindi potete cercare tutto. Cercate carbon. Ecco qua, tutto quello che contiene carbon. Cercate metano. Metano non c'è. Aspetta, ecco qua. Oh, ci sono anche quattro geni per il metano. Per ogni gene che trovate, viene data l'abbondanza assoluta. Attenzione! L'abbondanza assoluta, se qui ce ne sono 136, in un altro campione ce ne sono 300, non vuol dire che nell'altro campione ce ne siano di più. Dobbiamo fare qualche calcolo per essere sicuro che 136 su 28 milioni e qualcosa siano diversi di 250 su 10 milioni. L'abbondanza è relativa. Per fare questo procediamo a scaricare le nostre annotazioni e normalmente otteniamo come scaricamento un file in CSV che si può aprire con Excel o con Google, separato da comma, e ve lo apro qui adesso con voi, eccolo qua, in cui otteniamo i nostri geni allineati, abbiamo l'ECI number, il nome della funzione e il conteggio. Noi dovremmo calcolare per i nostri campioni il rapporto tra questo e il totale, quindi se il mio totale era 28 milioni e qualcosa, che è il mio sforzo di sequenziamento, qui vorrei calcolare l'abbondanza di questo sul totale. Per 100. Questa è la mia abbondanza relativa. Allora, questo calcolo semplicistico, perché di solito le formule per poter paragonare campioni diversi è molto più complesse, però mi permette di fare un primo aggiustamento per paragonare l'abbondanza di questi geni con un altro campione. Invece che per 100 potremmo decidere di fare per 10.000, tanto se moltiplichi tutto per un numero costante non cambia nulla, giusto ragazzi? E quindi ci otteniamo dei numeri interi che sono un po' più utilizzabili invece che numeri con la virgola infiniti. C'è chi fa per un milione, normalmente viene fatto per un milione di transcript, ovvero se noi sequenziamo un milione di reads, quante ne sono una DNA polimerasi? Ecco qua. Spendo ancora un secondo per parlarvi dell'ECI number, questo numero qua. Non so se lo conoscete. L'ECI number è un sistema di classificazione degli enzimi che ci permette di capire che tutti gli enzimi 1 sono reduttasi, tutti gli enzimi 2 sono sintetasi, tutti gli enzimi 3 sono liasi, tutti gli enzimi 4 sono transposasi e così via. E ci permette di ricostruire cosa fa un enzima. Ad esempio, quelli che lavorano al terzo numero 7 di solito lavorano sull'azoto, quelli che al terzo numero hanno il 4 lavorano sullo zolfo e così via. Possiamo prendere questo numero e portarlo su un sito qualsiasi che risolva gli ESI number, Brenda è uno di quelli più utilizzati, ma anche Expasi e così via. Inserire il nostro ESI number 2774. Cercare il risultato e ottenere le informazioni relative a tutto quello che si sa rispetto a quell'enzima. Questo è il livello finale di dettaglio a cui potrete arrivare. La cosa generale da fare in realtà è manipolare questa tabella qui per ottenere informazioni solo su alcuni geni di interesse. Come facciamo a sapere quali sono i geni di interesse? Beh, siamo un corso di metagenomica ambientale. Quindi quello a cui noi siamo interessati generalmente sono i geni che interagiscono con la biogeochimica, o almeno io vi chiedo di esserlo, anche se non lo siete. Quindi prendiamo il risultato di KEG e di MyPhaser e andiamo a KEG. Arrivati a KEG utilizzeremo questo software che si chiama KEG Mapper, che ci permette di fornire una lista di ECI e di mappare il risultato. Quindi andiamo insieme a KEG, eccoci qua. KEG Mapper è qui in basso quando arrivate su KEG, lo aprite. Search and color pathway, perché lo vogliamo cercare e colorare, e qui ci chiede una lista di qualcosa. Che cosa gli diamo? Gli diamo semplicemente la nostra lista di ECI number completi. Li prendiamo tutti, torniamo di qua, li carichiamo. L'unica attenzione che vi chiedo nel fare questa operazione è di selezionare qui in alto referenza, perché se lasciate organismo specifica,
Lui lo compara contro l'uomo, ad esempio, Homo sapiens, o contro un batterio specifico. Noi non vogliamo che lo paragoni a un organismo specifico, perché non stiamo guardando un genoma, ma stiamo guardando una comunità, quindi contro tutti i pathway. E poi gli chiedo di usare diagrammi non colorati. Se avete preferenze per il colore, potete sceglierlo qui. Lasciate fare l'esecuzione a CAG, che in pochissimo tempo vi ridà una lista di pathway metabolici con il numero di ECI number mappati. Potete esplorarli tutti questi pathway metabolici. Io generalmente vado a vedere le cose che mi interessano, che sono quelle biogeochimiche, come ad esempio l'azoto. Ecco qui, l'azoto. Se clicco sulla mappa, mi si apre il pathway dell'azoto, dove in verde sono colorati gli enzimi che noi abbiamo trovato nel nostro metagenoma. In particolare, avete qui un elenco di processi di nitrificazione, azotofissazione, NAMMOX, che sono processi che vi dicono che alcuni pathway erano in uso. Per esempio, è presente la denitrificazione completa, probabilmente anche la monificazione e possibilmente anche una parte iniziale della NAMMOX. Ognuno di questi geni ha una sua abbondanza. Se, non so se vedete il numerino andandoci sopra con il mouse, 1721. Torniamo alla nostra lista enorme e cerchiamo con la funzione find 1.7.2.1. Scusate, non ho scritto 1.7.2.1. Eccolo qua. La nitrito reduttasi è presente solo in due copie. 1.7.99.4. La nitrato reduttasi invece è presente in 4.935 copie. O meglio, 4.935 reads mappano la nitrato reduttasi, normalizzandola a 172. Quello che potete fare è prendere questo qui e copiarvelo da un'altra parte. Questa cosa la ripetete per tutti i geni che state ricostruendo relativi. Ricordatevi, su CAG trovate anche cose tipo degradazione del toluene, carbanepenemi, c'è un sacco di roba che può essere ricostruita. Naturalmente non riuscirete a ricostruire in dettaglio come nei paper che avete visto, però si può fare tanto. Una volta che avete messo insieme geni diversi, io nel mio esempio qui l'ho fatto per il nitrato e per lo zolfo dello stesso campione, quindi un singolo campione, ho selezionato i geni nel nitrato che vedete qui in basso e i geni dello zolfo che vedete qui in basso. Li ho presi e messi su una tabella separata con la loro abbondanza relativa e poi sono andato su RawGraph. Su RawGraph facciamo un esempio che non ci fa perdere tanto tempo. Piglio 6-7 geni, eccoli qua, anche se non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Li metto insieme di qua, gli do un titolo, quindi questo sarà il nostro ECI, questa sarà la nostra funzione, questa sarà la nostra raw reads, questa qui è la nostra abbondanza relativa. In inglese relative abundance, li prendo, li copio, vado su raw graph. Cosa si fa su raw graph? Facilissimo, incollo i miei campioni, la mia tabella, lui la riconosce, mi propone un grafico, grafico semplice, box plot, eccolo qua. Al mio grafico gli devo dire che cosa voglio sull'asse X, che cosa voglio sull'asse Y, i gruppi, l'abbondanza relativa sull'asse Y. Un attimo, che se no RawGraph in questo caso non funziona. Per esempio, qui potremmo aver avuto nitrogen, quindi se fosse vero è un esempio, azoto, azoto e questi zolfo. Oppure campione A, campione B. Scegliete voi come state paragonando i vostri campioni o ricostruendo le cose. Un attimo che lo rifaccio. Vado su RawGraph. Reset, eccoci qua, risceglieamo il box plot, raggruppo per campioni, coloro per campioni, l'abbondanza relativa sulla Y, ed ecco qua il nostro grafico. Ci fa vedere che c'è molto più di questi geni nel campione A rispetto al campione B. Quello che voi potete ottenere, io per un campione solo ho guardato l'abbondanza dei geni relativi al metabolismo dell'azoto rispetto a quelli dello zolfo. Lo potete visualizzare così. Lo potete visualizzare così, con i vari ECI number coinvolti nell'azoto e nello zolfo. Qui si vede che la nitrato reduttasi è più abbondante, la nitrito reduttasi è la seconda. Lo potete visualizzare così. Ci
ciclo dell'azoto, ciclo dello zolfo, l'azoto è più abbondante e come è diviso dalla varia H number. Le possibilità sono infinite. Però questi sono i vostri grafici che voi potete direttamente da qui copiare, scaricare, scusate, come PNG, dargli un nome, scaricate e incollare all'interno della presentazione. Domande? Chiaro, lo ripeteremo ovviamente registrazione alla mano perché sono una serie, cioè nemmeno ricordo i nomi dei software in questo momento, ma si tratta, è tutto molto semplice, sembra tutto molto Guarda, immediato. i software sono gli stessi che vi ho dato l'altra volta, messi nell'ordine in cui ve li ho dati. Oggi abbiamo guardato anche un po' le interfacce. Da qui avete i link per tutti i software. Sono da usare letteralmente in ordine. Fai Kaiju, ottieni il risultato. Fai MyPhaser, ottieni il risultato. Il risultato di MyPhaser lo butti in Keg. I risultati di Kaiju e Keg li manipoli in Excel o Google Sheet. Le mini tabelle che ti crei passano in RAW graph e da RAW graph a PowerPoint. La difficoltà dov'è, ragazzi? Nel capire che cosa vi interessa raccogliere dalle varie tabelle. Le varie tabelle contengono centinaia o migliaia di risultati. Discutiamo l'azoto? Discutiamo il carbonio? Discutiamo solo la diversità? Discutiamo la capacità di produrre metaboliti secondari? Parliamo della capacità dei trasportatori di membrana dei metalli pesanti? Che paper avete scelto? Di cosa stiamo parlando? Che cosa riusciamo a ricostruire di quello che loro hanno fatto con un approccio read-based? Che tipo di approccio hanno fatto loro? Hanno fatto anche loro read-based o loro, ad esempio, hanno fatto ricostruzione di mugs? E quindi voi fate vedere, guarda, se siamo interessati alla degradazione del toluene, facendo read-based non riesco a ricostruire il pathway perché non è un pathway canonico, invece con il mugs ecco dove arrivo io, ecco dove sono arrivati loro. La parte difficile e la parte creativa è proprio reinterpretare i risultati che vi garantisco sarà semplice ottenere nel contesto più ampio dei paper che avete scelto. Ok, molto chiaro. Quindi diciamo il punto focale su cui ci si deve basare è cercare di confrontarci con questo paper e vedere cosa si può ottenere, già che per esempio nel mio paper sicuramente hanno assemblato i mug, cioè si vede, c'è proprio una bella lista, vedere cosa riesco ad ottenere per quel che è l'interesse principale del paper, che si focalizza molto sui casi e su, quindi per esempio la degradazione della lignina e poi tutta una serie di altri aspetti metabolici con il mio metodo, più semplificato, diciamo. Esatto, tieni presente che esiste un CASI database dove tu puoi caricare le tue reads e ottenere un'annotazione CASI. Quindi se avete delle cose specifiche nel vostro paper, cercate anche un database specifico. Io vi lancio le basi, poi sta a voi anche provare a fare un salto oltre. Sì, e ci sono citati già diversi database all'interno del paper per quanto concerne i casi, quindi partirei da lì probabilmente e cercherei di muovermi in quella direzione. Una domanda che volevo fare, prof, e che è una cosa che ci chiedevamo un po' tutti, relativamente proprio alla base del discorso, cioè la scaricare i file per averli nel formato adeguato per cominciare. Nel momento in cui io sono partito da un, penso, bioproject si chiamava, e ho avuto accesso ad una lista di SRX. Relativamente a, quindi a questi metagenomi di mio interesse. La maniera in cui li devo scaricare è il pacchetto da aprire poi con SRI Toolkit. Come funziona? Come si arriva al FASTQ nello specifico? Se Allora, vuoi posso. adesso guarda, condivido di nuovo lo schermo, andiamo su un SRA insieme, facciamo prima. Vi sto caricando anche, mentre condivido lo schermo, vi sto caricando anche sul Teams, che ve lo faccio vedere, un file che secondo me è la lettura che in questo momento dobbiamo fare, dovete fare. Ve lo carico all'interno della cartella Papers, dove ci sono le altre letture. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Questa lettura qui è la ricostruzione di tutti i possibili mugs ottenuti da 52.000 metagenomi presenti tra NCBI e AMG. Quindi potete guardare la distribuzione globale, la risposta nei vari ambienti, potete guardare quali sono le funzioni più presenti su tutti, qual è la loro distribuzione tassonomica, potete dare un'occhiata a cosa vuol dire fare una ricostruzione mugs in grandissima scala. Per esempio, questo paper ve l'ho caricato, vi carico anche nella cartella sempre quella generale all'interno dei PDF delle lezioni, vi carico anche l'immagine dell'approccio, il workflow metagenomico che utilizziamo nel mio laboratorio perché lì ci sono altri spunti per chi voglia approfondire.
Andiamo adesso un secondo sull'SRA invece. Allora, questo qui è un SRA di una metagenomica fatta su una hot spring. Se io dovessi caricare questo qui adesso su My Phaser, utilizzerei semplicemente questo numero qua, SRR. Ok. Quindi per My Phase basta questo numero qua, che identifica una singola corsa. Quindi non l'SRX che identifica l'accession di tutte le informazioni, ma la singola corsa. Se andiamo all'interno della singola corsa, quindi ci clicco, ci mette un po' perché sta accesso un po' lento. Avete già visto che sono 2,8 gigabyte, questa qui. Se andate qui interno, trovate reads, lo vedete qui in alto? Sì. Reads. Qui all'interno sono presenti le varie reads che lo compongono. Dal data access, in realtà, avete qui, vedete, FASTQ 1, FASTQ 2, e da qui li potete scaricare. Ok, io ho scaricato già dal database tipo NCBI che c'era sopra di SRA Archive Data, però il computer non mi riconosce alcun tipo di file, quindi immagino che debba, nel momento in cui lo scarico, cioè, dovrei avere un software, cioè SRA Toolkit, come era suggerito? Sì, quella è la cosa migliore. So che in teoria dovresti anche poter accedere con i click. Vediamo subito. Io tanto che non scarico direttamente. No, perché col click tende a scaricare. Col click scarica? Sì. Però la dimensione è giusta. Perché praticamente scaricando questo qua di NCBI dovremmo avere anche poi, non lo so, un file allegato con FASTQ da mettere in Kaiju. Cioè io non ho capito proprio quale file dobbiamo mettere in Dovrebbe farci Kaiju. scaricare, in teoria dovrebbe farci scaricare direttamente hanno cambiato di nuovo questo qua. Perché quando scarica questi 2 gigabyte. Poi esce un file che non è apribile. Io per esempio ho provato a fare SRA Toolkit, l'ho scaricato, ma in realtà, vabbè, diciamo io non sono propriamente ferrata, ma non è nemmeno facilissimo da scaricare in realtà. No, no, l'SRA Toolkit va andate a ficcare in un bel lavoro. Tanto è vero che ho visto che ci sono come, diciamo, nella lista ci sono tutti i tools che si possono utilizzare, ma è tutto in, come dire, programmazione, si può dire? Non lo so. Cioè, sono in codici, non sono in Guarda, però qui me lo computer. fa scaricare il FASTQ. Vedi, se io clicco qui, FASTQGZ, me lo fa scaricare direttamente. A molti di noi no. Nei nostri Quindi no, per esempio. dipende se l'hanno reso disponibile oppure no, probabilmente. Professore, Sì. io ho provato anche a scaricarlo in un altro modo, andando su Reads. Sì. C'è praticamente la finestra Filtered Download. Sì. Io cliccando, no, no, proprio su Filtered Download c'è proprio il tasto. Cliccando qui sopra mi apre, esatto, questo, e fa qua direttamente Download Format, Ah, scegliendo il FASTQ. formato, fa Questo Download. bello anche questo si può fare, non l'avevo visto che c'era, e puoi scegliere FASTQ. Esatto. Ora provo. Sì, anche io infatti ora provo. Stavo anche controllando se magari gli altri, perché a me sono 8, dava direttamente diciamo, il file da scaricare nella pagina quell'altra, diciamo, dei data access. Un
Comunque ci sono anche i tutorial qui, uno potrebbe riandare ai tutorial. Ok, me lo sta scaricando, sembra in FastQ, quindi credo che sia la via più... Sì, loro suggeriscono, guarda, sono andato sul tutorial proprio di NCBI, loro suggeriscono di utilizzare dal Reads il filter download, selezionare il formato e scaricare. Suggeriscono proprio quell'opzione lì. Provate così, ragazzi, se no mi scrivete in chat e troviamo un'altra direzione. Ok, in ogni caso ora ci vuole il tempo che ci vuole per il download, ma sembra essere, perché sono belli grandi alcuni di questi file, però sembra quantomeno già partire in fast cool, lo leggo già nel file che sta scaricando, quindi posso... Sì, quella era una delle cose di cui vi avevo avvisato. Occhio, che a volte i file sono enormi. C'è da stare attenti. Vediamo qui, run, questa è sempre roba nostra, reads. Sì, così si può fare, però non so se da un forward e un reverse, dovete verificare. Anche a me per esempio lo sta scaricando in FastQ, ma il problema è che ovviamente essendo zippato non sappiamo ancora se poi realmente lo potremo aprire. Ma voi non lo dovete aprire, attenzione, non vi mettete ad aprire file da 5-10 GB che bloccate solo il computer. Lo dobbiamo solamente caricare nel primo... Sì, diciamo... il file non va aperto, perché intanto se lo guardate, lo aprite e trovate una serie di FastQ che non si capisce niente, non ci dovete fare nulla. I file questi vengono mantenuti perennemente zippati, non li dovete manco dezippare, perché si caricano i fastq.gz direttamente. Ok, ok, quindi se il primo programma se lo prende già così, già pure zippato. Assolutamente sì. Perfetto. Grazie. Professore? Sì? A me personalmente non ha scaricato il reverse, c'è soltanto una... Secondo me perché c'è forward e reverse all'interno dello stesso. Sono i cosiddetti interleaved. Ah, ok, perché infatti pure questa cosa, proprio perché su MiFacer lo chiedeva, provandolo a mettere, io non l'ho potuto mettere, infatti adesso sta processando, però soltanto con un... Ma su MyFacer vi ho detto che non dovete caricare voi il file, dovete solo inserire l'SRX. Sì, sì, sì. Quindi lì non c'è da caricare forward e reverse, MyFacer se li prende da solo. Ah, ok. MyFacer, non dovete caricare nulla. Una volta che avete il numero SRX, glielo mettete dentro, basta. Ok, grazie. È solo per Kaiju che dovete fare il caricamento. Un FastQ che ha scaricato completo, quindi è FastQ scarica FastQ, li ho appena verificati. Perfetto. Solo che secondo me c'è forward e reverse insieme. Infatti questo è 1.2 che è il reverse del 391 e questo è 1.1 che è il forward del 3.1 e così via. Se sono insieme, come li carichiamo in Kaiju? Ne caricate solo uno, come se fosse unico. Lui dovrebbe capire che sono i file fatti in questo modo, si chiamano interleaved, intersparsi, quindi praticamente hanno mescolato, cioè un forward e un reverse, un forward e un reverse, un forward e un reverse, messi in ordine. Di solito i software se ne accorgono da soli, sono in grado di gestirli. È un formato molto comune.